Bolzano, via Portici. Il suono di una campana rompe il silenzio del mattino e ricorda un tempo lontano, quando questo era il segnale che dava inizio alle quattro fiere mercantili che tra febbraio e dicembre si tenevano in città. La via si sarebbe poco a poco riempita di un fitto conversare in lingue diverse. Erano le voci dei mercanti arrivati fin qui da tutta Europa. Cominciavano le trattative per accordarsi sui prezzi delle merci: lane, sete, cotone, vino e cereali. Bolzano era un mercato ricco e importante già alla fine del 1300 e al suo apice arrivò a movimentare fino a 40.000 quintali di merci l'anno. Questa è la storia di una città, del suo antico spirito di impresa e di un palazzo. Il nostro racconto inizia nel 1708, nella ricca ed elegante Bolzano, dove è in cantiere la costruzione di un nuovo edificio. Il suo stile si distacca da quello delle architetture vicine. Si ispira con un tono rigoroso e severo al modo italiano. L'architetto che lo ha progettato è il veronese Francesco Perotti. Palazzo sarà la nuova sede del magistrato mercantile. La sua costruzione è stata finanziata proprio da quei mercanti che ogni anno partecipano alle fiere bolzanine e che hanno reso famoso in tutta Europa il nome della città. Oggi, Palazzo Mercantile è il custode di una storia scritta da sovrani illuminati e da borghesi intraprendenti. I protagonisti di quella lunga stagione, durata più di tre secoli, in cui Bolzano è stato uno dei più importanti crocevia del commercio europeo. Un ritratto. È la discendente di una famiglia esperta in banche e commerci. È Claudia de' Medici, dal 1632 reggente del Tirolo. A lei si rivolgono i mercanti per chiedere uno strumento moderno ed efficace, un ordinamento per amministrare le fiere e un tribunale speciale per regolare tutte le possibili controversie nate dalle contrattazioni e dalle compravendite. La reggente risponde istituendo il magistrato mercantile, un organo giudicante efficiente e veloce, i cui giudici vengono scelti tra gli stessi mercanti. Claudia impone regole e redige statuti. In questa piazza, punto di incontro tra il commercio del Nord Europa e degli stati italiani, i nuovi privilegi si distinguono per modernità ed efficienza. La reggente decreta che i mercanti siano tutelati durante le udienze dalla presenza di giudici scelti equamente tra italiani e tedeschi. Un forziere.
Il suo meccanismo complesso e artigianale ci ricorda di cosa è fatto il commercio. Coraggio, intraprendenza, intuito e molta prudenza. Ma anche di scadenze, corrispondenze e ordinativi. E di compravendite, fatte sotto la pressione del rischio. Perché dall'inizio del 600, Bolzano non è più solo una piazza per il commercio delle merci, ma un mercato dove si scambia valuta pregiata. I mercanti provenienti da Augusta, Venezia, San Gallo, Lione e da molte altre città d'Europa qui possono accordarsi per comprare e vendere merci speculando sui prezzi delle altre piazze commerciali. E poi bisogna tenere la contabilità e aggiornare i campionari, magari lavorando fino a tarda ora. L'ascesa di Bolzano a centro fieristico internazionale non sarebbe mai avvenuta senza la lungimiranza dei regnanti, che confermarono nel tempo i privilegi commerciali delle fiere bolzanine e aprirono le porte alla libera circolazione delle merci. Ed ecco che nel salone d'onore del palazzo i mercanti ricambiano il favore delle monarchie europee attraverso la pittura. Un'operazione di comunicazione che celebra i principi e i sovrani protettori del commercio e contemporaneamente serve a legittimare la crescente importanza del ruolo sociale e politico della borghesia mercantile. Anche la scelta degli arredi è una calcolata dichiarazione di principi. Sobrietà e magnificenza si alternano tra loro. Ogni oggetto è qui per ricordare a tutti il credo dell'Europa più moderna e intraprendente, e cioè che la ricchezza delle nazioni comincia con il libero commercio. La campana di Palazzo Mercantile annuncia che la fiera è terminata. Tutti i ricorsi devono essere già depositati presso la cancelleria del palazzo. I mercanti incominciano il lavoro per la consegna degli ordini. Ci si rincontrerà tra pochi mesi. I portici risuoneranno di nuove contrattazioni e la presenza del magistrato mercantile garantirà il corretto svolgimento di tutte le compravendite. La lunga stagione delle fiere di Bolzano finisce nella prima metà dell'Ottocento, poco più di un secolo dopo l'inizio della nostra storia. La concorrenza delle nuove fiere campionarie, più moderne ed efficienti, e l'affermarsi di altri mercati svuotano la piazza bolzanina. Il magistrato mercantile viene soppresso, ruoli e funzioni sono assorbiti dalla Camera di Commercio. Per la città è il tramonto di un'epoca. Scriveva Goethe passando da Bolzano nel 1786. La fiera di Bolzano alimenta un notevole commercio di seterie, ma i commercianti vi affluiscono numerosi, specialmente per riscuotere, per assumere commissioni, per aprire nuovi crediti.
Oggi il Museo di Palazzo Mercantile vuole ricordare al viaggiatore moderno quei giorni straordinari. Thank you.